Bene, amici e amiche carissimi, bentornati per chi ritorna e benvenuti per chi arriva a questo incontro di piccola catechesi biblica sul Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo percorso un lunghissimo cammino, questo dovrebbe forse essere l'ultimo incontro, se riesco a esaurire i racconti sulla risurrezione. Bellissimi anche questi che presentano dei tratti proprio caratteristici. Sappiamo che il quarto Vangelo è stato appunto l'ultimo Vangelo, abbiamo detto tante volte, quindi San Giovanni è dalla sua peculiare prospettiva, quindi soprattutto di accentuazione forte della divinità di Gesù, riferisce anche episodi che un po' per essere suoi ricordi strettamente personali. Racconti della risurrezione, come vedremo, ne sono assolutamente intrisi, un po' appunto per la sua peculiare prospettiva di voler fortemente evidenziare, accentuare la divinità di Gesù, dà un taglio del tutto particolare, bellissimo e formidabile ai suoi racconti evangelici. Ecco, ricordo, come ci siamo detti all'inizio, un paio d'anni fa, di questi travagliati incontri biblici, ecco, che hanno conosciuto stop e soste di vario genere. Ricordo che questo Vangelo era chiamato tradizionalmente il Vangelo della fede adulta, ecco, appunto perché l'aquila di San Giovanni fissa con acume e con profondità il mistero stesso di Dio e quindi si libra, ecco, al di sopra degli stessi sinottici, che pure raccontano in maniera mirabile, da un punto di vista prettamente narrativo, ecco, la vicenda terrena di Gesù e tutta quanta l'essenza della sua predicazione, dei suoi miracoli, eccetera. Bene, racconti della risurrezione, che sono il capitolo 20 e 21 del Vangelo di San Giovanni, che seguono, ormai dovremmo aver familiarizzato con la terminologia, seguono il cosiddetto libro dell'ora, cioè i capitoli 18 e 19, dove si narra appunto la passione e la morte di Gesù, che abbiamo visto nell'incontro precedente, e qui abbiamo i capitoli 20 e 21. Allora, i racconti della risurrezione sono molto semplici. Anzitutto, l'episodio della tomba vuota, che è raccontato dalla particolare prospettiva di San Giovanni, cioè la corsa che fecero lui e San Pietro. Insieme, appena udita la notizia della tomba vuota, appunto al sepolcro, e i comportamenti verificatesi in quella sede, e soprattutto il fatto che San Giovanni, senza menzionarsi, però di fatto attesta di essere stato il primo tra i dodici sulla base della tomba vuota. Vedremo in che senso a credere alla vera risurrezione di Gesù. No, non è un caso che San Giovanni era anche l'unico dei dodici ad essere, pure in ritardo, ma comunque presente alla crocifissione. Anche lui è scappato al Getsemani, ma come abbiamo notato, si è ripreso in breve ed era presente unico tra i dodici alla crocifissione e morte di Gesù. Ed è il primo a credere nella risurrezione. L'episodio della apparizione a Maria di Magdala, che i sinottici riferiscono in maniera stringata, sintetica, San Giovanni lo approfondisce a modo suo, dandoci un'altra ulteriore chicca meravigliosa. Un particolare molto molto bello, vedremo, quindi il secondo racconto sulle apparizioni, e il terzo è l'apparizione ai discepoli sul lago di Tiberiade. Anche qui, anche i sinottici, sia Marco che Luca, raccontano questo episodio, ma non con i dettagli peculiari di San Giovanni. Questo viene nel capitolo 21. Il capitolo 20 si conclude anche qui con l'apparizione ai discepoli
la sera stessa della risurrezione, quando Gesù entra a porte chiuse. Qui c'è l'episodio famoso, anche questo esclusivo di San Giovanni, di Tommaso, poverino, che la sera delle apparizioni non c'era la prima sera, manifesta la sua incredulità, destinata a cedere solo qualora avesse messo le dita nel costato e nei chiodi, nel posto dei chiodi, e come tutti sappiamo, cosa che accade esattamente nell'ottava di Pasqua, quindi una settimana dopo, con la seconda apparizione di Gesù e con la grande professione di fede di San Tommaso. Ecco, l'epilogo, quindi nel capitolo 21, tra la dico soltanto per ragioni, insomma, di completezza, che alcuni esegeti moderni ritengono che questa si tratti sia un'aggiunta. Io, postuma, io sinceramente ogni volta che sento queste cose, nonostante che abbiano delle dei punti d'appoggio, diciamo così, da un punto di vista, loro lo chiamano scientifico esegetico, sono sempre fortemente portato ad avere delle forti riserve, ecco, anche perché anche qui ci sono dei particolari del tutto inediti, no? Quindi questa apparizione viene descritta da Giovanni ancora qui a modo suo, quindi c'è la triplice domanda di Gesù a Pietro, che cancella il triplice rinnegamento: mi ami, mi ami, mi ami. Adesso poi lo vedremo che bello quel passaggio con il testo greco davanti, e quindi cogliere alcune sfumature con il testo originale. E poi la profezia, ecco, della longevità di San Giovanni, ecco, inserita tra le righe di ciò che Gesù rispose a San Pietro, dice: ma lui che fa non viene? Ecco, San Giovanni è l'unico tra i dodici che non è morto martire, per volontà di Dio, l'unico. Ci hanno provato, per chi non lo sapesse, a martirizzarlo San Giovanni, e non una volta sola, due volte. Una volta, episodio un po' più famoso, con la pentola dell'olio bollente sull'Appia Antica, dove lo gettarono, ma ne uscì illeso, e un'altra volta, quando tentarono di avvelenarlo proditoriamente, ma lui ne uscì illeso, sulla base di quanto appunto attestato dal finale del Vangelo di San Marco. Dice che se verranno, attenzione, gli apostoli in occasione della missione, se verranno qualche veleno, non farà loro alcun danno. Detto fra me e voi, se posso permettermi, ho sentito applicazioni di questa frase di Gesù, dice: se berranno qualche veleno, non gli farà alcun danno, completamente fuori di ogni logica e di ogni raziocinio e di ogni corretta interpretazione, no? Perché attenzione che Gesù non garantisce l'incolumità da qualunque veleno, perché dopo la gente gli va a dire, dico: senti, vatti a bere il veleno dei topi, vai in cantina, prendi il veleno dei topi e bevitelo, poi vediamo se non muori, perché Gesù ha detto che chi prende il veleno non muore. Bisogna vedere come, dove, quando e perché. Gesù parla di coloro che vengono avvelenati in occasione e a motivazione dell'odio suscitato dal fatto che sono apostoli predicatori. Quindi, quando parla di quelli che vanno a predicare il Vangelo, se berranno qualche veleno non farà loro alcun danno. Ecco, quindi non, cioè, uno pensa di andare a prendere qualche sostanza tossica e dice: vabbè, ma questa qua forse è il caso di prenderla perché magari porta qualche beneficio. Tanto c'è il Vangelo, che se berranno qualche veleno non farà loro alcun danno. Ecco, io mi addoloro, ecco, oggi nella Santa Messa di oggi, se posso far riferimento, c'era un addolorarsi di Gesù, proprio un soffrire profondamente per la durezza dei cuori, traduce il testo Cei, ma per la durezza andrebbe tradotto per la stupidità degli astanti, cioè di quelli che la durezza è dipendente dalla stupidità, perché stupidità significa
mancato funzionamento colpevole dell'intelligenza che Dio ci ha donato. La parola di Dio va rettamente interpretata, non possiamo strumentalizzarla per, come dire, avallare nostre strampalate idee pensando di trovare addirittura nel Vangelo, il supporto e l'approvazione divina. Quindi, se mi posso permettere, ecco, questa piccola parentesi che ho fatta, la concludo dicendo: chi può capire, capisca. Quindi capisca quali tipi di strumentalizzazioni sono state fatte con questa parte del Vangelo. Detto questo, onde non perdere troppo tempo in chiacchiere, andiamoci a gustare, come sempre leggendo, e quindi con qualche piccola parentesi esegetica, soprattutto con riferimento ai testi originali, i racconti della risurrezione. Il primo, Giovanni 20, 1, 10. La vuota e il viaggio di Pietro e di Giovanni alla tomba. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò e vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro ed osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Questo è il primo antefatto. Quindi, Maria di Magdala va al sepolcro, lo trova vuoto, scappa, torna a casa, è chiaramente in vita e avvisa il capo degli apostoli, quindi avvisa il Papa, e con lui va al sepolcro il discepolo che Gesù amava. Sappiamo che questo è il modo con cui Giovanni, senza nominarsi nel suo Vangelo, chiama se stesso. Ora presento alcuni commenti di giganti molto più grandi di me. Questi risalgono adesso, non sono in grado di citare proprio la fonte precisa, se non ricordo male è Sant'Agostino, però le cose che sto per dire non sono mie, ma sono evidentemente considerazioni di chi è molto più grande di me, cioè i santi padri della Chiesa. La corsa dei due. No, corse per primo Giovanni. Qui non è soltanto la corsa dipendente dal fatto che Giovanni era un ragazzino, cioè aveva avuto 18-20 anni massimo, e San Pietro certamente stava tra i 50 e i 60, presumibilmente. Ecco, quindi non è solo un problema di forma fisica, d'accordo, di gioventù. Dicono i commentatori che si arriva primo perché San Giovanni era l'apostolo vergine, perché sulle ali della verginità, l'amore più grande fa arrivare prima, ecco, alla ricerca dell'amato. E ancora qui c'è un gioco con, anche qui con i verbi, no? No, San Giovanni, allora, appena arriva al sepolcro, dice che chinato si vide le bende per terra, ma non entrò. In greco è blepei. Blepei è vedere con gli occhi, quindi è una vista semplicemente sensibile, d'accordo? Quindi la constatazione di un fatto. Arriva Pietro, la traduzione nuova opportunamente rispetto all'antica, non traduce vide i teli, ma osservò i teli posati là, cioè
In greco è theorein, theorein, theoreo, che viene da theao, mai, è, come dire, una vista attenta, quindi è una vista, un'osservazione, diremmo oggi, no? Quindi non è semplicemente vedo e poi giro lo sguardo, no? Vedo e osservo, quindi, e mi interrogo, ma che cos'è sta cosa? Che sarà successo? Quindi Pietro ha visto qualcosa di strano. D'accordo? E il dice fatti che osservò i teli posati là e il sudario non posato con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Come mai il sudario sta avvolto in un luogo a parte? Cioè, piegato. Ecco, ma Pietro ancora non c'era arrivato, però Pietro già da buon papa almeno osserva, quindi osserva e presumibilmente si fa delle giuste domande. Ma l'altro discepolo arriva, attenzione, entra e vide e credette. Qui si viene tradotto, anche qui non c'è blepo stavolta, ma c'è eiden. Cioè eiden è l'aoristo di orao, è oida. Allora, e questa è una vista. È una vista sapienziale, è una vista profonda, è una vista intellettuale. Cioè, mentre Pietro cerca di ragionare, cosa già opportuna, su un fatto particolare che vede, Giovanni ci arriva subito. Quindi ha una visione intuitiva. Dice, le cose stanno così, è risorto. Cosa ha visto San Giovanni? Quello che ha visto anche San Pietro. Cioè, i teli stavano sulla pietra sepolcrale, il sudario è seduto in un luogo a parte, cioè per come stavano i teli, San Giovanni ha capito che non era stato trafugato il corpo di Gesù, ma quei teli non si erano mossi. Quindi, che cosa è successo? Che è stato poi il fenomeno che ha dato luogo all'impressione della sindone, cioè che Gesù ha varcato i teli, ha attraversato i teli. Non è che quando è risorto, si vede il video, no? Sia nella, purtroppo chi sente il podcast non lo vede, non è che si è tolto come quando noi usciamo dal letto, no? Quindi ti togli le lenzuola e esci fuori, no? Gesù ci è passato attraverso. Pietro questo è però voluto prendere poi il sudario e, per dare un piccolo segno, lasciarlo piegato in un luogo a parte. Pietro è rimasto, dice, ma che è sta cosa? Dice, ma poi ci pensiamo con calma. San Giovanni appena l'ha vista, è risorto. E anche qui, come mai che ci è arrivato prima San Giovanni? E anche qui tutti i commentatori, San Giovanni era l'apostolo vergine, era l'apostolo puro. In quanto vergine era innamorato, e in quanto vergine innamorato, quando c'è la verginità unita con l'amore, si penetrano le verità della Sacra Scrittura e si intuiscono con un'agilità che fuori di questa situazione non c'è. Questo lo notano tanti, tanti commentatori e io lo riporto. Andiamo adesso a vedere il proseguo, quindi l'apparizione a Maria di Magdala. Quindi il contesto: Maria di Magdala è partita, gli apostoli sono corsi, evidentemente anche lei è tornata. E anche Maria di Magdala non c'era arrivata. Stava lì nel sepolcro e piangeva. E mentre piangeva, si vede nel sepolcro e vede due angeli, attenzione, seduti da una parte del capo e l'altro dei piedi. Questo è un particolare che danno tutti quanti i sinottici, no? Gli angeli danno l'annuncio della risurrezione servendosi della tomba vuota e chiedono a Maria di Magdala: perché piangi? Stavolta, a differenza dei sinottici, non danno l'annuncio della risurrezione. Nei sinottici dicono sempre: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto, no? Però anche qui compaiono gli angeli, uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi. Molto interessante. E Maria di Magdala risponde: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Quindi anche Maria di Magdala era l'innamorata di Gesù. Maria di Magdala,
L'abbiamo visto sempre nel Vangelo di Giovanni, le follie che ha fatto. Ma qual è la differenza? Qual è la differenza con Giovanni, che era innamorata, ma per quanto innamorata, non aveva custodito la verginità. E quindi l'amore l'incollò al sepolcro. Anche qui Sant'Agostino scrive delle cose meravigliose, ma perché gli nascesse la fede è dovuto accadere quello che adesso vedremo. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Questa è una caratteristica di tutti i racconti di apparizioni, no? Quindi Gesù si mostra, ma non lo riconoscono. Perché? Perché pur essendo lo stesso, è entrato adesso in una dimensione soprannaturale. È necessario per riconoscere Gesù, pur essendo lui lo stesso, un orizzonte di fede che fino a quando non c'è, non si è in grado di fare questo passaggio. Si pensi ai brani dei sinottici, per esempio, quello molto importante ed emblematico dei discepoli di Emmaus, no? Proprio come testimonianza di questa cosa che stiamo dicendo. Allora, Gesù dice la stessa cosa a Maria di Magdala: donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei pensa che fosse il custode del giardino. E gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto ed io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico Rabboni, che significa maestro. Allora, sto facendo una lettura commentata, mi si perdoni, no? Maria riconosce Gesù quando si sente chiamare per nome. E qui: io sono il Signore tuo Dio che ti chiamo per nome, che ti insegno la via per dove devi camminare. Questo canta la grande tradizione biblica vetero-testamentari, no? Dio ci conosce per nome. E tante volte Maria si è sentita chiamare da Gesù, ma il nome, il modo con cui Gesù ci chiama è un modo unico. Quindi quando pronuncia il nostro nome è impossibile non riconoscere che è lui. Perché? E questo ricordiamolo sempre. Perché quando Gesù pronuncia il nostro nome, chiunque noi siamo, lo pronuncia con un amore infinito. Cioè, sentirsi chiamare per nome da Gesù significa aver fatto l'esperienza, aver percepito profondamente quanto lui ti ama. Se questo è successo una sola volta, appena tu rivivi questa cosa, hai la certezza assoluta di essere entrata in contatto con lui. Gesù le disse: attenzione, anche qui la nuova traduzione è, anche la nuova traduzione che non è corretta, è: non mi trattenere, ma il buon San Girolamo, che insomma conosceva un bel po' di greco e abbastanza bene, ha tradotto nella Vulgata Noli me tangere. Sapete che ci sono tanti dipinti, anche tante opere d'arte, no? Che rappresentano Gesù con la mano che tiene lontana Maria Maddalena e dice: non mi toccare, è il Noli me tangere, no? Io non capisco perché traducano così, perché il verbo greco è apto, ma apto, cioè, significa anzitutto toccare. Si può intendere anche come trattenere, ma apto in greco è proprio toccare, cioè Gesù non si fa toccare da Maria di Magdala. Perché? Perché non sono ancora salita al Padre. Maria di Magdala certamente era grande innamorata, ma era grande peccatrice pentita. In nessun Vangelo c'è scritto, ma i papi ce l'hanno ricordato, e Gesù certamente è apparso alla Madonna prima di essere apparso a Maria di Magdala e agli altri discepoli. Domanda: ma la Madonna l'avrà toccato secondo voi Gesù? La Madonna certo che l'ha toccato, l'ha toccato, l'ha abbracciato, l'ha baciato, ma la Madonna era la tutta pura, era la tutta santa.
Non si fa toccare Gesù perché ancora non si è presentato nelle vesti di risorto al Padre. E quindi Maria di Magdala, che ha avuto il privilegio di essere la prima a vederlo, però non lo può toccare. Avrebbe avuto questo modo, no? Perché che cosa faceva Maria di Magdala? Maria di Magdala si è gettata ai piedi di Gesù a piangere, a baciarli, ad asciugarli con i capelli. Maria di Magdala, prima dell'unzione di Betania, pum, spacca, all'unzione di Betania, spacca un recipiente di olio, l'abbiamo visto a suo tempo, no? Di olio di nardo pregiatissimo, 300 denari, una cifra insomma spropositata. Unge i piedi di Gesù, unge il capo di Gesù. È molto manuale, quindi il suo contatto proprio ricercato per esprimere tutto il suo amore dopo la risurrezione, alta. Ancora un lungo cammino, è l'innamorata, quindi Gesù è entrato in un'altra dimensione. Questo per ricordarci, no? Maria di Magdala era l'innamorata, sì, domanda, se fosse morta quel giorno, sarebbe andata diretta in paradiso? Probabilmente la risposta è no, perché se avesse avuto un grado di purificazione sufficiente, Gesù si sarebbe lasciato toccare. Quindi capiamo quindi anche noi, cioè Maria di Magdala la grande innamorata, per tutti è possibile il ritorno, ma Maria di Magdala ha trascorso una vita, come la tradizione ci ha tramandato, tanto è vero che è molto venerata a Marsiglia, in una grotta di Marsiglia, dove ha vissuto una vita di penitenza rigorosissima. Chi crede agli scritti di Maria Valtorta, basta che vada nei quaderni a leggere proprio l'episodio del transito di Maria di Magdala, una vita trascorsa nelle penitenze più severe e più estenuanti, per espiare tutta la montagna di male che aveva fatto prima di conoscere Gesù. Gesù era innamorato di Maria di Magdala, d'accordo? E lei di lui, ma questo non ci esime, quando veniamo da una realtà di peccato, dal doveroso percorso di purificazione. Su questo non ci sono sconti per nessuno. Nessuno se li aspetti perché non ci sono. Ecco. Bene, dopo questo, Maria di Magdala corre e dice: ho visto il Signore. E la sera il Signore si manifesta agli apostoli. Va. Andiamo alla lettura, siamo al versetto 19. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovava i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Anche qui la traduzione non credo, ma in greco c'è ume pisteuso, futuro, quindi è più corretta la traduzione del 1974 che è io non crederò. Vabbè. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, vedete l'ottava di Pasqua, no? Ecco perché si celebra l'ottava di Pasqua, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila mettila nel mio fianco. E non essere più incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che, non avendo visto,
sono stati credenti, qui mi permetto di fare io una traduzione letterale, Makarios, oime, idontes, kai pisteusantes, sono tutti e due participi. Quindi la vecchia traduzione diceva beati quelli che pur non avendo visto crederanno. La nuova dice beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La traduzione letterale è beati quelli che non avendo visto sono stati credenti. Ecco. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora, attenzione, questa è la prima conclusione ed è per questo che gli esegeti dicono secondo noi finiva qui perché qui c'è tutto, no? Ricordiamo che il libro, che il Vangelo di San Giovanni è distinto nel libro dei segni e nel libro dell'ora, i segni, semeia in semeia in greco, no? Semeion è il singolare, il plurale neutro, sposta l'accento, è semeia. Quindi lui ha scelto sette segni, come sappiamo, per questo che dice Gesù fece molti altri segni. Quindi, e qui, diciamo così, in sostanza autorizza anche una lettura della risurrezione come l'ottavo segno, quindi come dire, il più eloquente, il numero 8 è il numero perfettissimo perché è il numero della risurrezione, quindi nell'ottava della sua risurrezione compie l'ottavo segno. Qual è l'ottavo segno? Il mostrare le sue piaghe e fargli stendere le mani dall'apostolo incredulo. Quindi questi sono stati scritti, quindi questi segni che io ho raccontato, compreso quest'ultimo che è da leggere come il segno per antonomasia, sono stati scritti perché credete che Gesù è il Cristo, anzitutto, quindi il Messia e il figlio di Dio. Ricordiamo per chi conosce il Vangelo di Marco, no? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi Gesù è sia il Messia, quindi l'atteso del popolo di Israele, l'eletto, quindi però non è un uomo qualunque, ma è il figlio di Dio. E perché credendo abbiate la vita nel suo nome, no? Tutto quello che ci siamo già detti sulla fede, sull'importanza della fede nel Vangelo di Giovanni, credere in Gesù è l'unica cosa necessaria da fare, e perché soltanto facendo questo si può avere la vita, la Zoen. La vita che molte volte viene specificata come la vita eterna, quindi quella pienezza di vita che non può morire e che comincia già da questo mondo. Ora andiamo, torniamo su questi due dettagli, no? Numero 1. Gesù entra a porte chiuse, così come era uscito, si era liberato dai teli sepolcrali senza muoversi. Attenzione, Gesù è uscito dal sepolcro senza rotolare la pietra. I sinottici ci dicono che la pietra l'hanno rotolata gli angeli per lasciare il segno della tomba vuota, ma Gesù non aveva bisogno di rotolare la pietra. E Gesù entra a porte chiuse, così come era uscito, anche qui riflessione dei padri della Chiesa, dal grembo di Maria al momento di nascere senza violare quella porta. D'accordo? Quindi molti autori hanno posto un parallelo tra Gesù che esce e non violando minimamente la perfetta verginità di Maria, entra il giorno della risurrezione nel sepolcro a porte chiuse, chiusa la prima e chiuse le seconde, no? Portando l'annuncio del risorto. Pace a voi. Perché pace a voi? Perché con la morte e risurrezione di Gesù è compiuta la riconciliazione del genere umano. L'uomo torna in pace con Dio. Tornando in pace con Dio, torna in pace con se stesso. Tornando in pace con se stesso è capace di stare in pace con il prossimo e di annunciare la vera pace, che non è quella fatta dagli uomini sulla base di compromessi e trattati, che è la prima difficoltà beh, saltano per aria e ricomincia la guerra, ma è quella che deriva dall'aver ritrovato la pace con Dio e una vita vissuta in piena e perfetta comunione con Lui. La gioia dei discepoli. I discepoli gioirono. E Charesan, attenzione che questa è la stessa parola con cui l'arcangelo saluta la Madonna, Haire Maria, quindi E Charesan, la gioia, è
rallegrati, l'allegria divina, soprannaturale, come la Madonna si rallegrò, ecco, all'annuncio dell'arcangelo, così loro si rallegrano all'annuncio fatto da Gesù in persona della sua risurrezione, della pace che ne consegue, no? Poi c'è il mandato, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. La costruzione greca, katos kai ego, nella forma contratta kagō, indica proprio una conseguenzialità, cioè gli apostoli dovranno fare nel mondo quello che Gesù ha fatto nel mondo per invio del Padre. E qual è la prima cosa, proprio a conseguenza della pace che ricevono? Ricevete lo Spirito Santo, il potere di rimettere i peccati. Il potere di rimettere i peccati. A chi, anche qui perdonerete, ma qui il verbo greco è proprio afiemi, è lo stesso che si usa nel Padre nostro, no? Proprio lo stesso identico verbo. Che appunto rimettere, quindi sciogliere, ecco, certamente si può intendere anche con perdonare, coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, e coloro a cui lì, attenzione, non è, non, il termine, a coloro a cui non è, non li perdonerete, ma coloro a cui li tratterrete saranno trattenuti. Ecco, in latino è retineo, non è afiemi, è tradotto con remitto, quindi remittere. Ma l'altro termine, che è crateo, è tradotto con retinio, cioè non saranno perdonati, a coloro a cui perdonerete saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, no, a colui a cui li tratterrete. Quindi attenzione, li tratterrete perché, qui potremmo fare una piccola divagazione, no? I casi in cui, sapete, oggi sono molto rari, non si dà la soluzione. Non è che un sacerdote non dà la soluzione perché deve punire una persona o perché si erge a giudice. No, a te non ti posso perdonare. I peccati vengono trattenuti, e questo spetta al giudizio del sacerdote, quando vengono trattenuti? Quando appare evidente che il penitente non è pentito. E questo è un giudizio che il sacerdote formula sulla base di evidenze che devono essere evidentemente oggettive il più possibile, a meno che non si abbia, come Padre Pio, delle circostanze straordinarie. Ma non si tratta di non perdonare, si tratta di trattenerli, ritenerli, cioè ti viene dato un tempo in cui tu possa maturare un pentimento sincero. Fermo restando che il sacerdote trattiene. Ma se Dio pensasse altro, è libero comunque di farlo, no? A mio avviso, in queste forme verbali è possibile cogliere queste sfumature. Ora, l'episodio di Tommaso è abbastanza eloquente. C'è l'importanza di questi 8 giorni dopo, 8 è un numero fondamentale, no? L'ottava anche di Pasqua, perché 8 è il numero della risurrezione, perché 8, se noi lo mettiamo orizzontale, il numero 8, se lo pieghiamo in orizzontale, dà il segno dell'infinito, no? Giusto? Ecco, quindi è il numero di Dio, ma anche se lo lasciamo in verticale, 8 è formato da due cerchi, tu metti un cerchio sopra un altro e fai il numero 8, no? Ma sappiamo anche bene che il cerchio, a causa del pi greco, è simbolo dell'infinito, perché la quadratura del cerchio è impossibile farla. D'accordo? Quindi è il numero divino. Di nuovo saluta in questo modo e poi prende Tommaso e gli dice, attenzione, quello che abbiamo già notato, non essere incredulo, ma credente, quindi non essere senza fede,
letteralmente, apistos, all'apistos, non essere senza fede, ma credente. Ecco, quindi, e anche qui i commentatori, altro fu quello che Tommaso vide, altro quello che credette. Infatti dice subito in senso forte: mio Signore, Kyrios, il nome di Dio, e mio Dio, Theos mou. Ecco, quindi sapete che questa espressione di San Tommaso è raccomandatissima dai maestri di spirito, ci raccomandano di pronunciarla quando il sacerdote durante la Santa Messa eleva l'ostia, proprio un atto di fede assoluta, no? Quindi beati quelli, l'abbiamo già visto, che non credenti, che non avendomi visto, credono. E passiamo all'ultimo, c'è un po' di tempo ancora, credo di sì. Vediamo, sì, rapidamente, ci prendiamo un'altra decina di minuti per l'ultimo grande racconto. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiadi e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora gli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Signore, certo, lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Signore, mi vuoi bene? Simone, figlio di Giovanni, scusate, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. Detto questo, aggiunse: seguimi. Pietro si voltò e vide che lì seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere libri che si dovrebbero scrivere. Allora, amici, qui abbiamo assistito a un altro capolavoro assoluto, che lo ripercorriamo, meraviglioso, no? Allora, Gesù risorto aveva detto, questo ce lo dicono tutti quanti i sinottici,
mi vedrete in Galilea, dite ai miei discepoli di andare in Galilea, là mi vedranno. È solo Matteo che dà una breve descrizione, ecco, di questo particolare, ma cosa era successo in questa benedetta Galilea non ce lo dicono i sinottici, ce lo dice Giovanni, testimone oculare. Eccolo l'apparizione sulla sponda del lago di Tiberiade. Attenzione, chi va in Terra Santa, beato chi ci può andare di questi tempi, c'è un posto bellissimo, c'è una chiesa dove si ricorda proprio il luogo dell'apparizione sulle sponde del lago di Tiberiade. Tra l'altro c'erano sulla riva, io li ho visti tanti anni fa, quattro pietre a forma di cuori, di cui parla anche lo storico Papia, se non ricordo male, messi a ricordo di questo episodio. C'è una chiesa che sorge sul luogo dove Gesù è apparso e stava cucinando, ecco, questo e cose, il pesce che dava ai discepoli insieme al pane. Quindi c'è questa particolare meravigliosa, un posto stupendo, è veramente uno dei posti più belli, a mio avviso, della Galilea da visitare. E quindi vedete, io vado a pescare, sembra che gli apostoli siano tornati a come era prima di incontrare Gesù, no? È chiaro che questo episodio, per chi conosce i Vangeli, riproduce Luca 5, la pesca miracolosa, no? Quando non avevano preso niente per tutta la notte, Gesù li fa uscire e prendono una montagna di pesci. Ecco, di nuovo avremmo notato un'altra volta, gettate dalla parte destra e troverete, prendono il pesce, chi è che dice, chi è che subito ci arriva? Di nuovo Giovanni. È il Signore. Giovanni, che era presente, c'era anche San Pietro, perché nella pesca miracolosa c'erano Pietro, il fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, i primi quattro a ricevere la chiamata nuova, no? Venite dietro di me, vi farò pescatore di uomini, dopo la pesca miracolosa. Ma Giovanni ci è arrivato subito, di nuovo, ancora un'altra volta. Gesù dice questa cosa, non lo riconoscono, di nuovo il particolare. Non si erano accorti che era Gesù, non lo avevano, non è che non si erano accorti, anche qui, qui di nuovo il verbo è oida, è il verbo rao, non avevano conosciuto, non avevano visto con la profondità del cuore, quindi non è semplicemente non lo avevano riconosciuto, non si erano accorti, che erano sbadati, d'accordo? No. Ecco, e Gesù si fa riconoscere attraverso la rievocazione, quindi cosa gli sta dicendo? Vi ricordate cosa vi ho detto? In quella circostanza, pescatore di uomini, bene, adesso tocca a voi. Adesso quello che vi ho detto allora dovrete cominciare a metterlo in pratica, perché io sono risorto, tra poco salgo al Padre mio e tocca a voi fare quello che vi ho detto di fare, andare a pescare gli uomini e portarli nella rete vostra, cioè dentro la Chiesa, a godere della salvezza e a imparare il Vangelo. Oh, Pietro, alle parole di Giovanni, fa vedere tutto quanto il suo bellissimo, irruento, genuino amore. Via, si veste, si butta a mare, corre di corsa alla riva. E attenzione su questo particolare, no? 153 grossi pesci. Mi piace ricordare la lettura, certamente mistica, lettura del tutto spirituale, quindi che se ci si mette a fare i sofisticati con la scienza, ecco, si è in difficoltà. Sapete cosa ci vede San Luigi Maria Monforte? 153 grossi pesci, il rosario, perché il rosario antico era fatto di 150 Ave Marie più le tre Ave Marie che si dicono prima che inizi il rosario. Non tutti lo sanno, il rosario comincia con il credo. Poi c'è un Pater e tre Ave Maria, simbolo della fede, della speranza e della carità. L'inizio, o Dio viene a salvarmi, gloria al Padre, e poi si comincia. Il rosario tradizionale era composto di 150 Ave Maria più le tre con cui introduci il rosario. I 153 grossi pesci. Quindi dentro la rete, quindi che cosa significa?
il segreto per l'evangelizzazione e per la conversione di tantissime persone è il rosario. Questo, anche se qualche esegeta sicuramente storce la bocca dinanzi a questa lettura, per quanto mi riguarda rimane vero, eh? Per convertire i popoli, e questo lo sa bene San Domenico, a cui la Madonna rivelò il rosario proprio per convertire gli eretici albigesi, così fu introdotto il rosario nella storia, certamente è vero. Ecco, attenzione a un'altra evocazione. Gesù prende il pane e i pesci, quindi gli portano questo pesce. E Gesù aveva già acceso la brace, quindi fa anche il cuoco, e fa loro mangiare il pane e i pesci. Quindi capiamo già, ricordiamo un altro grande miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma sia il pane che il pesce sono entrambi elementi che alludono a Gesù. Il pane, perché lui è il pane vivo disceso dal cielo, cioè l'Eucaristia. Il pesce, lo ricordiamo, perché il pesce con cui si firmavano i primi cristiani, in greco pesce, qui è ictius, ma ictius in verticale è l'acronimo di Gesù Cristo, osteo uio, osso ter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Quindi mangiate il pane e i pesci, quindi nutritevi di me, vivete di me solo e portate me solo alle nazioni. Ok, ultimo passaggio, il colloquio tra Gesù e San Pietro. Triplice professione d'amore, d'amore, eh? Non tanto professione di fede, quanto professione d'amore. Perché Pietro ha rinnegato Gesù, non perché non ci credesse che era il figlio di Dio. Era diventato papa per questo motivo. Il papa è, come dire, è il custode della fede. Ma Pietro aveva rinnegato Gesù perché l'amore era ancora grande, ma non ancora sufficiente. E Gesù gli domanda, Signore, gli disse la prima volta, mi ami tu più di costoro? Attenzione, in greco usa il termine agapao, che è l'amore, l'amore, l'amore che ti fa dare la vita. E mi devi amare più di costoro, perché il Papa non solo deve amare Gesù, ma più di tutti. E San Pietro, che si era scottato, risponde, certo, Signore, qui la nuova traduzione della CEI rende giustizia rispetto all'antica. Tu sai che ti voglio bene, in greco non c'è agapao, c'è fileo. Fileo è l'amore d'amicizia, che è un amore impegnativo, importante, non è erotao, l'amore egoistico, l'amore eroico, però non è l'amore di donazione, di dare la vita. Quindi San Pietro ha imparato, quindi dice, a fileo ci stiamo, ad agapao speriamo. Ecco, d'accordo? E gli dice, pasci i miei agnelli la prima volta. Attenzione, l'amore più grande serve a pascere gli agnelli. Chi sono gli agnelli? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Sono i cristiani di cui il Papa è pastore, candidati al martirio, gli agnelli, non le semplici pecore. Pecore sono quelli che sono i fedeli, bravi, che seguono Gesù, ma gli agnelli sono il fiorfiore, sono quelli che dovranno versare il sangue, e per pascere questi ci vuole un amore veramente grande, più grande, no? Ecco, la seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Non più di costoro, mi ami semplicemente? E di nuovo San Pietro risponde: tu sai, oidas, tra l'altro in greco, quindi tu conosci perfettamente che quantomeno ti voglio sinceramente bene. Non se la sente di dire, non è che Pietro non lo amasse, ma non se la sente perché c'ha paura. C'ha quella sana diffidenza di noi stessi, impariamola anche noi, che ha imparato scottandosi. Voi sapete che nella messa in rito antico si usava un paramento che si chiama il manipolo, che si metteva sul braccio sinistro. Non so quanti di voi lo sanno. La leggenda, neanche troppo leggenda, si dice che questo paramento ha avuto origine dal fatto che Pietro, quando celebrava la messa, sistematicamente scoppiava in pianto, ricordando il rinnegamento, e quindi aveva bisogno di qualcosa per asciugarsi le lacrime e il naso.
E quindi si appoggiò questo telo sul braccio sinistro, che poi è diventato un paramento liturgico ed è un segno di penitenza il manipolo. Quando il sacerdote lo indossa, dice: Meream Domine portare manipulum fletus et doloris, il manipolo del pianto e del dolore, perché posso poi ricevere la degna ricompensa quando mi troverò davanti a te, no? E dicendogli: Mi ami senza più di costoro, pasci le mie pecore, probata, non gli agnelli. Non gli arnia, probata le pecore. E per la terza volta, signore figlio di Gio signore figlio di Giovanni, ancora, e la terza volta Gesù dice: Signore di Giovanni, mi vuoi bene? La terza volta Gesù scende, d'accordo? Dato che per due volte Pietro ha imparato la lezione e si è umiliato, gli dice lui stesso: Mi vuoi bene? E Pietro dice: Signore, tu sai tutto, tu conosci tutto, tu sai tutto, oidas, tu conosci gnoskeis, che ti voglio bene. Quindi Pietro gli sta preoccupando, me lo chiede per la terza volta, ma in realtà il Signore lo sta liberando, facendoglielo dire per la terza volta: tre professioni d'amore e pasci le mie pecore. Gli profetizza il martirio: quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi, e gli dice la grande parola: Acolu sei moi, seguimi. L'unica cosa importante che dobbiamo fare. Poi c'è l'episodio grazioso: Pietro si volta, vede il discepolo, e qui San Giovanni comincia a dire: Era colui che si era chinato sul petto, altro privilegio. E dice: Signore, cosa sarà di lui? E Gesù dà questa risposta misteriosa: Qualora io voglio che egli resti finché io venga, che ti interessa? Tu seguimi. Si diffonde la voce che non sarebbe morto, ma in realtà la parola di Gesù è molto semplice: lui resterà fino a quando io me lo verrò prendere di morte naturale. Non, tu seguimi, cioè, tu seguimi fino all'ultimo, fino al martirio. Per lui ci sarà un'altra vita. Tu pensa a te, questa è una raccomandazione che il nostro Signore volentieri dà. Quindi noi dobbiamo pensare alla nostra missione, no? Non preoccupandoci di quella degli altri, e cercare di compierla bene. E alla fine San Giovanni si rivela: questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. E infine l'ultimo versetto che scrive, mi si passi questa cosa perché tradisco la mia grande passione, il mio grande amore, dice: molte altre cose sono state compiute da Gesù. Se fossero scritte, non basterebbero tutti, il mondo non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Il mondo no, ma per grazia di Dio, nostro Signore, qualche altro dettaglio ce l'ha dato proprio a noi di questo tempo, attraverso le opere di alcune sue grandi predilette, che hanno visto tanti dettagli della vita di Gesù, che certamente non aggiungono nulla di sostanziale ai Vangeli, però arricchiscono i cuori di coloro che lo amano di tanti particolari che è bene gustarsi. Chi può capire, anche in questo caso, capisca, non è tanto difficile. Ecco. E con questo concludiamo questo viaggio meraviglioso insieme a San Giovanni, ringraziando il Signore per quanto di buono ci è venuto sicuramente da Lui, chiedendo perdono di quel non molto di buono che è uscito da me, che come sacerdote sono, come dire, tenuto a presentare, a cercare di commentare il Vangelo, ma certamente molto al di sotto di tutto quanto la montagna di luce e di vita che traspare da queste pagine mirabili del grande apostolo innamorato del Signore.